Inizio della semifinale playoff quest'oggi su al Palla Poggetti fra GR Service Basket Cecina e Celzanus Varese. Ambedue le squadre hanno terminato sul 2-0 il primo turno. Varese, che aveva a sfavore il campo, ha vinto la prima gara a Valsese e poi si è confermato in casa. Cecina invece ha battuto Bottegone e Pistoia, la prima in casa, la seconda in trasferta al Palla Carrara. Due squadre che sono molto in forma e ci aspettiamo una partita equilibrata. Ci sarà poi il fattore 5 gare in 10 giorni che conterà molto per determinare la squadra che passerà il turno. Andiamo intanto a vedere i due quintetti. Entra con Bolzonella, Ture, Castelletta, Matteucci. Vediamo il quinto per Varese, che è Filippo Rovera. Entra con lo starting five consueto invece coach Campanella, con Gambolati, Sanna, Fratto, Del Testa e Carotti. Gli arbitri sono i signori Lupelli e Piccoli e Picchi. E andiamo alla prima palla a due del match. Palla a due che in qualche maniera viene controllata dai rossoblù. Chiama subito lo schema la formazione rossoblù, poi ci prova Del Testa da lontanissimo, sbaglia il primo tiro, rimbalzo di Touré che va subito in contropiede ad attaccare, palla fuori per Matteucci, poi Castelletta lasciato solo inspiegabilmente, ma sbaglia da sotto, palla vicino a canestro per Fratto, e al quale viene fischiata un'infrazione di doppio palleggio. Palla di nuovo per Varese, c'è Del Testa su Touré che è arrivato dall'Olimpia Milano nella quale aveva iniziato la stagione, palla per Castelletta, poi per Matteucci, ancora Touré che serve Bolzonella, Bolzonella appoggia molto bene alla tabella e mette a segno i primi due punti della partita. Palla ora per Sanna, attacca Touré che difende su di lui, poi va a tirare da sottomisura, palla che lo beffa girando sul ferro, può ritornare in attacco Varese, ancora Touré a gestire il pallone, blocco per lui, palla poi per Rovera, Castelletta in avvicinamento, fuori per Matteucci che attacca Fratto, palla che poi viene rubata da Sanna. Sanna la porta nella metà campo avversaria, poi palla che è stata toccata con un piede dalla formazione cecinese e rimessa quindi per Varese quando è passato il primo minuto e mezzo di gara. Ancora Bolzonella in palleggio, Carotti su di lui, vorrebbe servire Touré, non riesce, ancora per Touré che va a giocare spalla a canestro per Rovera, Castelletta poi dalla media, sbaglia, rimbalzo di Fratto, deve sciogliersi ancora in attacco la formazione rossoblù, palla vicino al canestro per Gambolati che si svita, sbaglia però dalla media distanza, può tornare in attacco Bolzonella che va ad attaccare Carotti, Carotti si prende lo sfondamento, primo fallo per Bolzonella e primo di squadra in questa gara con rimessa rosso-blu. Ancora azione della GR Service, Carotti, marcatura a specchio con Bolzonella su di lui, ancora Carotti che gira fuori dalla linea da tre punti, palla ora per Sanna, lui è marcato da Touré, ora è Fratto che va a attaccare la difesa, si avvicina, gli viene fischiata un'infrazione di passi che a mio parere non è assolutamente stata commessa, comunque l'arbitro rimette palla nelle mani di Varese che attacca ancora
con Touré sempre in posizione di play, del testa su di lui. Ora è Rovere in possesso di palla, Sanna su di lui, palla per Castelletta, ancora per Bolzonella vicino a canestro, poi in qualche maniera palla recuperata, può attaccare Caroti, veloce per Sanna che si apre per un tiro da tre che non va, il rimbalzo è di Touré e c'è un fallo immediato di Del Testa per fermare il contropiede veloce. Tiro di Sanna sul secondo ferro, rimessa per Varese quando sono stati giocati quasi tre minuti nel primo quarto. Ancora Touré in possesso di palla, scambia con Bolzonella, di nuovo per lui il pallone, gioco a due, palla poi fuori, ancora per Bolzonella, palla poi per Castelletta, c'era stato un contatto su Sanna, non fischiato, palla che arriva sotto canestro, arbitro che dice che non c'era fallo da parte dell'attaccante, sta spiegando ancora la situazione a Sanna mentre si provvede a pulire il parquet. Ora rimessa con palla che arriva a Caroti, c'è un po' di pressione da parte di Bolzonella più per far perdere tempo all'attacco cecinese che come una vera pressione. Si libera ora c'è un fallo fischiato in attacco a Caroti, anche questo non comprensibile, palla comunque di nuovo per Varese, ultime tre fischiate abbastanza controverse, in attacco Touré, poi Castelletta, palla poi per Rovera, ancora per Bolzonella, c'è un blocco di Castelletta e Bolzonella può segnare dalla media, con Cecina che si deve ancora sbloccare, c'è un po' di tensione come nella partita con Bottegone, palla poi per Gambolati, scambia con Sanna, Sanna vuole andare ad attaccare, si ferma e poi va a un tiro che, sul quale non viene fischiato nessun fallo come voleva il giocatore cecinese. C'è un canestro e viene fischiato un fallo a Sanna, quindi con palla che viene riconsegnata agli ospiti sull'8-0 quando mancano 5:54 alla fine. Deve stare calmo Sanna, anche se non gli fischiano i falli che in effetti ci sarebbero. Palla ancora per Touré, c'è un blocco di Castelletta, poi lo stesso Castelletta si apre vicino a canestro e con un po' di fortuna segna portandosi sul 10-0. Ora c'è un fallo, fallo del numero 6 Piccoli, lo ha subito Caroti, rimessa per Cecina. Palla ancora per Fratto vicino a canestro, si avvicina marcato da Matteucci, fuori poi per Del Testa, tiro corto, rimbalzo di Bolzonella, palla poi ancora per Castelletta che corre molto bene, mette a segno il 12-0 con coach Campanella che è costretto a chiamare il primo time out della sua gara.
squadre che tornano in campo dopo il time out. Ci sarà ancora rimessa dal fondo per il rossoblù. 6 punti a testa per Castelletta e Bolzonella fino a questo momento. Cecina deve ancora sporcare il referto. Palla per Fratte, è lui che la porta nella metà campo avversaria, si avvicina. C'è un fallo non fischiato anche in questo caso. Rimessa comunque per il rossoblù. Palla per Del Testa. Apre per Caroti. Caroti attacca, c'è un mismatch su Castelletta. Sbaglia il tiro, rimbalzo di Gambolati, poi viene recuperato da Del Testa che appoggia il primo canestro, i primi 2 punti della gara e poi si riporta in difesa. Cambio difensivo con Sanna che va sul giocatore avversario ed ora c'è un fallo di Gambolati. Quarto di squadra con 4 minuti e 30 da giocare. Metro completamente differente dalle sotto le due, nelle due aree opposte. Ora è tornato Del Testa, poi Bolzonella che è marcato da Caroti, va a sfruttare un blocco, poi ancora un bel gioco a due con Castelletta che va a mettere a segno ancora 2 punti. Si prepara un cambio con Rossato sulla sedia. Caroti per Del Testa, poi ancora fuori per lo stesso Del Testa che va a attaccare e mette a segno ancora 2 punti, tutti e 4 di Del Testa, i punti di GR Service. Palla che arriva a Piccoli, marcato da Sanna, poi fuori ancora per Castelletta, consegnato per Bolzonella. C'è un tentativo da 3 sbagliato degli ospiti, può attaccare di nuovo la formazione rossoblù. Del Testa alla tripla sbagliata con rimbalzo che sfugge dalle mani di Sanna, va ancora a Touré a conquistarlo. Palla fuori per Piccoli, poi Bolzonella conquista il pallone, si arresta e viene fischiato il secondo fallo di Sanna con Bolzonella che andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Lo stesso Sanna che esce in campo, va Riccardo Rossato. Con Cecina che deve assolutamente trovare il ritmo giusto della gara se vuole rimettere in piedi il punteggio. Bolzonella alla linea dei liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Punteggio che ritorna a più 12 per gli ospiti che ora si riportano in difesa. Palla per Del Testa, poi per Rossato, fa guardia su di lui Touré. Rossato passa a Fratto che si avvicina a canestro, poi sbaglia da sotto. C'è un fallo su di lui, vediamo a chi viene assegnato. Al numero 10 Castelletta, primo fallo per lui, terzo di squadra. Rimessa dal fondo, rosso-blu. Cambio per gli ospiti, entra Martino Rovera, esce Matteucci. Palla ancora per Caroti, fuori della linea da 3 punti. Palla poi per Rossato, c'è Rossato che attacca e va a mettere a segno nonostante il tocco di Touré. Ora è lo stesso Rossato che si
è spostato su Touré. Bolzonella marcato da Del Testa, fuori per Martino Rovera, poi per Piccoli, di nuovo per Touré, va a giocare spalle a canestro, palla fuori ancora per gli ospiti, castelletta dalla media, sbaglia, rimbalzo è di Gambolati, palla poi di nuovo per Rossato. Rossato va ad attaccare il ferro, apre fuori per Del Testa, Del Testa da tre punti. Oggi non ha fortuna il giocatore rossoblu. Bolzonella attacca, spinge Caroti e si prende il secondo fallo in attacco e il quarto di squadra quando manca 1 minuto e 57 alla fine del tempo. Altro cambio per gli ospiti. Deve uscire Castelletta che si è fatto male ed entra Lenotti. Cambio anche per Cecina con Caroti che lascia il posto a Bruni. C'è un cambio ulteriore anche per Varese. Fa uscire Bolzonella che ha due falli e manda in campo Sant'Ambrogio. È lui che va a occuparsi immediatamente di Bruni. Bruni attacca, poi palla che arriva a Del Testa, sotto canestro per Gambolati, poi Del Testa di nuovo, palla toccata e rimessa per Varese. Del Testa su Sant'Ambrogio con Bruni che stava per recuperare palla, poi si riporta su Piccoli, palla ancora per Touré, scambi sulla linea di fondo, poi Lenotti esce, serve Sant'Ambrogio che va a giocarsi un uno contro uno, palla fuori poi per Rovera, tiro sbagliato, rimbalzo di Fratto, palla che è toccata da Touré ma l'arbitro consegna palla a Varese. Il lancio di Bruni era stato chiaramente toccato. Altro cambio per gli ospiti. Esce anche Gambolati, va in campo il numero 17 Pagni. Touré, palla per Rovera, Rovera Martino, palla vicino al canestro per Lenotti, riapre fuori per Sant'Ambrogio, c'è un cambio su di lui, palla che poi arriva fuori, c'è un tiro da tre che non prende il ferro e quindi scadono i 24 secondi. Palla ancora per Cecina, Bruni nella metà campo offensiva per Del Testa, ancora per Fratto, poi di nuovo Bruni, Bruni ad attaccare il ferro, sbaglia da vicino, Touré in contropiede, palla poi per con una stoppata di Bruni ancora per Del Testa, poi gira palla. Ci può essere l'ultimo tiro per Cecina quando mancano 7 secondi. Bruni per Rossato va ad attaccare il ferro e mette a segno Rossato mentre scade il tempo di un primo quarto che si chiude con un punteggio bassissimo 8-16 a favore di Varese.
squadre che stanno per rientrare in campo, c'è un cambio per i rossoblù con Sanna che prende il posto di Del Testa. Resta con lo stesso quintetto, la formazione ospite. I due Rovere alle notti, Touré e Sant'Ambrogio. Rimessa del secondo quarto che sarà effettuata da Varese. È Sant'Ambrogio che porta il primo pallone nella metà campo avversaria. Touré è marcato da Rossato. Di nuovo palla per Sant'Ambrogio, uscita di Rovera che ora va ad attaccare. Palla per Lenotti che viene stoppato. Palla per San e poi c'è il primo fallo di Lenotti, che è anche il primo di squadra di questa seconda frazione. Esce lo stesso Lenotti, va in campo Matteucci. Rimessa dal fondo, effettuata da Sanna, palla per Bruni, sul quale fa un po' di pressione Sant'Ambrogio. Bruni passa la metà campo, poi va a servire Pagni. Pallone ancora per Bruni, si vorrebbe andare sotto, però bisogna uscire ancora per Pagni, ancora per Rossato, è lui che ci prova e mette anche la tripla. Riccardo Rossato, impatto positivissimo per lui con 7 punti in fila. C'è un raddoppio ma viene lasciato solo Rovera, che va a segnare 2 punti appoggiando alla tabella, riportando a più 7 i suoi. Bruni attacca Sant'Ambrogio, va a procurarsi un fallo dello stesso Sant'Ambrogio e 2 liberi. Cambio per Campanella, ritorna in campo Gambolati, esce Fratto. Bruni in lunetta. Realizza Bruni. Realizza anche il secondo. C'è un po' di pressione da parte dei rossoblù. Rovera ad attaccare il ferro e si va a prendere il fallo di Bruni. Andrà quindi in lunetta per 2 liberi. Primo fallo per Bruni. Realizza Rovera. Realizza anche il secondo, preciso come Bolzonella. 4 su 4 per ora per Varese. Palla per Sanna, poi ancora una palla persa ma viene recuperata e poi c'è un fallo di Sant'Ambrogio su Bruni. Per Sant'Ambrogio si tratta del secondo fallo. Rientra immediatamente Bolzonella al suo posto, anche Bolzonella però ha 2 falli. Palla ancora per Bruni quando mancano 14 secondi. Bruni al tiro, sbaglia da 3, c'è un tocco al rimbalzo e palla nuovamente per Cesima. Rimessa che sarà effettuata da Sanna. Palla per Gambolati,
si avvicina, poi esce sul rossato, ancora palla per lo stesso Gambolati che si svita e mette a segno il primo canestro della sua gara. Difesa individuale ancora per Cecina, con Rossato che recupera e va ad appoggiare il canestro del meno 3, con Panza che chiama il primo time out della gara mentre comincia a entrare in gioco anche il pubblico. Si riprende a 7.54 dalla fine del secondo quarto. Rossoblu che sembrano aver trovato un po' di più la via del canestro. È rientrato Caroti per Bruni. E lui in marcatura su Bolzonella. Sempre Bolzonella che porta palla. Gioca in guardia a Touré in questa occasione. Palla per Matteucci, poi lo stesso Touré che va ad avvicinarsi e c'è una stoppata di Sanna sul tentativo di Rovera da sottomisura. Palla ancora per Varese con 9 secondi per chiudere l'azione. Palla ancora per Touré, toccata poi da Matteucci e palla che finisce fuori, assegnata a Cecina. Caroti chiama lo schema ai suoi, manda via Pagni, porta palla nella metà campo offensiva, va a servire Gambolati che si svita e mette a segno il suo secondo canestro, riportando il rossoblu a meno 1. Ora c'è da lavorare in difesa, con palla che esce, attacca e si crea un arresto e tiro. Palla che però viene conquistata da Pagni. Pagni serve Caroti, può andare per il sorpasso Cecina. Caroti per Rossato, di nuovo per lo stesso Caroti. C'è un mismatch, fa saltare il difensore, mette a segno il canestro del sorpasso, il play rosso-blu. Bolzonella ora in palleggio e c'è un fallo fischiato a Pagni, primo per lui, con rimessa per Cecina. Esce Touré, esce anche Rovera Martino. In campo di nuovo Lenotti ed anche Piccoli. Palla che Rovera manda su Piccoli, poi Bolzonella, sul quale ora fa buona guardia Rossato. Bolzonella fuori, tiro da 3 punti, sbagliato. Palla di Gambolati per Rossato. Rossato si crea spazio, poi serve Sanna. Sanna ad attaccare il ferro, viene fermato. Poi palla per Caroti che ci prova da 3 e mette la tripla. Caroti che porta
a più 4 la formazione rossoblù. Buono lo scarico, palla che Sanna tocca e rimessa ancora per gli ospiti. È aumentata chiaramente l'intensità difensiva. Palla ancora per Bolzonella che va a servire le notti. Di nuovo Bolzonella. Viene segnalato un fallo arrossato. Terzo di squadra e primo per il giocatore Mestrino. Rimessa con 16 secondi da giocare. Ci sono blocchi per liberare, ma Sanna recupera un pallone che poi va a sbagliare. C'era anche un tocco del difensore non fischiato. Sanna torna subito indietro e va a riportarsi in difesa su Rovera. Passi, infrazione di passi per causata dal buon raddoppio di Sanna, con Matteucci che continua ancora a provocare, prima su Pagni ed ora su Rossato. Arbitro che richiama i due tecnici. Sarebbe forse il caso di un qualcosa rispetto al giocatore ospite. C'è un summit in mezzo al campo dell'arbitro con i due tecnici. E time out, vediamo da chi è stato richiesto. Time out ospite. Quando mancano 5:27 alla fine del secondo quarto. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per i rossoblù. Non ci sono cambi per le due formazioni dopo il time out di coach Passera. È ancora Caroti che gestisce questo pallone, è rientrato in campo Sant'Ambrogio. Palla poi per Sanna, minaccia il tiro da tre, serve Gambolati, il quale si svita. Palla poi per Sanna, mancano 5 secondi, deve crearsi una tripla che è sbagliata. Palla conquistata da Piccoli, serve Bolzonella, mismatch per lui, sbaglia da sottomisura. Buona la difesa di Caroti che va in contropiede, sbaglia però il tiro. Bolzonella per Sant'Ambrogio, poi per Matteucci, vuole attaccare contro Pagni, palla sotto a canestro, sbagliata con Caroti che può andare in contropiede, poi palla a Rossato da tre punti, sbaglia, fallo di Sant'Ambrogio che tratteneva Pagni. Per Sant'Ambrogio si tratta del terzo fallo, arriva al bonus Varese. Mentre esce Pagni,
positivo e rientra Fratto, rientra anche Touré nella formazione ospite. La rimessa per Sanna. Cronometro che viene resettato ai 14 secondi, c'è stato un fallo. Rimessa che arriva a Rossato, che consegna poi a Caroti, si prepara di nuovo anche Del Testa. Palla ancora per Sanna, è lui che attacca il ferro, poi serve Rossato, deve tirare da lontanissimo, prende però il ferro, rimbalzo che in qualche maniera controlla Varese, Touré attacca sullo blocco di Lenotti, palla fuori poi ancora per Matteucci, di nuovo Piccoli, buono lo show di Gambolati, palla che viene toccata ancora per Matteucci, fuori per Piccoli, attacca, poi si crea un tiro che non va, il rimbalzo è Cecinese con palla fuori, giustamente vuole pensarci sopra Cecina e la palla va a Caroti quando ci sono ancora 13 secondi da giocare, è passata a zona la formazione ospite, viene a prendersi un fallo di Matteucci Caroti e per il bonus andrà in lunetta il play rossoblu. Cambio Cecina, esce Rossato, rientra Del Testa, Caroti va in lunetta, esce anche Piccoli nella formazione ospite. Torna in campo Innocenti con Caroti ai due liberi. Realizza il primo. E realizza anche il secondo, portando a più 6 rossoblu che ora fanno anche un po' di pressione. Palla per Lenotti, ora Touré ad attaccare Fratto che sta bene con lui, Touré però va in velocità e batte la difesa riportando a meno 4 i suoi. Blocco ora di Fratto per Caroti, palla per Gambolati dalla media, toccato Gambolati ma non c'è fischio, palla che poi in qualche maniera viene recuperata da Touré, attacca lui, fuori per Innocenti, ancora per Touré, ancora per Innocenti, fuori per Matteucci, sbaglia Matteucci, palla che viene consegnata a Del Testa per ritornare in attacco ancora una volta per i rossoblù. Caroti, blocco di Fratto per lui, ancora lo stesso Fratto, Caroti ci deve provare da tre e mette ancora una tripla, il play rossoblù che ha scaldato la mano, torna a uomo la difesa cecinese mentre sta per rientrare Rovera, Innocenti in palleggio, porta palla fuori della linea da tre punti, poi c'è un servizio per Lenotti, lì non è pericoloso, palla per Bolzonella, ci prova anche lui da tre ma sbaglia, il rimbalzo è di Fratto che va nella metà campo avversaria, serve poi Sanna, Sanna fuori per Caroti, ancora una tripla, questa volta sbaglia ma c'è il rimbalzo di Gambolati che si prende il fallo di Lenotti, andrà in lunetta per due tiri liberi con Lenotti al secondo fallo e Caroti va a prendere fiato con Bruni a giocare l'ultimo minuto e mezzo, fuori Matteucci, in campo Martino Rovera, Gambolati in lunetta per due liberi. Realizza Gambolati. Realizza anche il secondo, portando a quota 31
i rossoblù, ancora del Pesta su Touré, palla per Lenotti, ora Innocenti marcato da Sanna, lo batte in uno contro uno, poi però scivola, palla di nuovo fuori, è Touré che chiama un blocco, vuole attaccare lui, palla per Lenotti, vicino al canestro c'è una infrazione, poi palla per Bruni nuovamente, ancora Bruni in palleggio, gioca l'azione ai 24 secondi, palla fuori per Sanna, ci deve provare anche Sanna e Sanna finalmente mette la prima tripla della sua gara che porta Cecina a più 12 quando è iniziato l'ultimo minuto di gioco, poi c'è ancora un po' di pressione, palla per Innocenti, si smarca Lenotti fuori dalla linea da tre punti, Bruni anticipa quasi Bolsonella che poi va a servire Rovera, infrazione di passi non fischiata, palla che viene recuperata dai rossoblù, vuole un'azione lunga, lasciare poco tempo a Varese, Campanella, Bruni lo accontenta, gioca in palleggio, palla vicino al canestro per Fratto che si gira e mette a segno ancora due punti. Viene richiamato Fratto che probabilmente deve... non toglie Sanna e manda in campo Rossato, Cecina che ha anche un fallo eventualmente da spendere. Palla per Innocenti che serve Bolsonella, vediamo se spenderà il fallo. Palla poi per Lenotti, è lui che ci prova da lontanissimo, sbaglia e si chiude sul 36-22 il secondo quarto con un parziale di 28-6 per i rossoblù. Squadre che stanno per rientrare in campo al Palapoggetti per il terzo quarto di gara 1. Si tratta della semifinale playoff del girone A. Nell'altra semifinale si sono già giocate due gare e Siena è in vantaggio 2-0 sul Don Bosco Livorno. Prima palla che sarà rimessa in campo dal basket Cecina. Varese ancora fuori Castelluccia che molto probabilmente non potrà rientrare, ha un problema a una caviglia. Palla che sta per essere rimessa in gioco con Carotti sul quale difende ora Touré. Carotti serve Gambolati, poi gli viene riconsegnato il pallone, palla che ora gira per linee esterne, vicino a canestro per Sanna che viene anticipato, palla di nuovo per Touré, poi fuori per Lenotti, ancora fuori per Matteucci, ancora Touré, attacca Bolsonella,
palla per Lenotti, a cui sfugge di mano il pallone e la rimessa è per Cecina. Ancora Carotti che gestisce il nuovo attacco, su di lui ancora Touré, Fratto e fallo in attacco fischiato a Sanna che arriva a quota 3. Dovrà probabilmente cambiarlo coach Campanella. Palla per gli ospiti. Giocati i primi 40 secondi del terzo quarto. Touré francobollato da Del Testa. Palla poi per Bolzonella. Tocca e devia Gambolati, lasciando 12 secondi però all'attacco ospite. Palla per Touré vicino a canestro, sbaglia, palla che poi viene controllata in qualche maniera da Lenotti, fuori per Piccoli, di nuovo per Touré, va ad attaccare sul blocco, poi serve Matteucci il quale va ad attaccare il ferro. Si prende il fallo di Del Testa, per Del Testa è il secondo e andrà in lunetta Matteucci. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Palla che viene controllata al rimbalzo da Cecina. Può andare in attacco ora la formazione rossoblu. Punteggio ancora 0-0 in questo terzo quarto. Palla che Carotti fa arrivare a Gambolati. Poi Fratto, ancora per Sanna, il quale si avvicina. Palla che viene toccata. Restano 2 secondi per il tiro. Schema per Gambolati che tira da 3 punti. Ferro non toccato, Gambolati chiedeva un fallo, una spinta non segnalata dalla coppia arbitrale. Si torna a giocare con Bolzonella alla gestione del nuovo attacco per la Robur. C'è sempre Carotti su di lui, palla per Touré il quale attacca, poi torna indietro, serve di nuovo Bolzonella. Ora ci prova lui ad attaccare, palla che viene controllata da Gambolati. Palla poi per Del Testa, di nuovo per Gambolati. Gambolati si va a avvicinare a canestro. Viene toccato, ma c'è poi il rimbalzo di Fratto che mette a segno altri 2 punti. Primi 2 punti del terzo quarto, segnati da Fratto. Era stato l'autore anche dell'ultimo canestro del secondo quarto. Bolzonella da 3 punti, risponde subito molto bene Varese sullo scarico. Bolzonella, palla ora per Sanna, c'è un fallo di Bolzonella sul taglio di Del Testa, per Bolzonella si tratta del terzo fallo. C'è un cambio intanto nella formazione ospite, rientra Rovera. Entra intanto anche Rossato ed esce Sanna. Rimessa che Del Testa manda per Gambolati. Palla consegnata a Carotti. 10 secondi per l'azione. Carotti per Gambolati. Ancora vicino a canestro per Fratto. Fuori per Carotti. Si prende la tripla. Esce la tripla. E c'è un fallo di Fratto. Il primo per lui. Su Touré. Alza immediatamente la mano il giocatore cecinese. Palla di nuovo per gli ospiti.
servito Borzonella, sul quale ora lavora Del Testa. Esce Rovera per Touré, si prende il tiro dalla media, sbagliato, rimbalzo di Borzonella, fuori per Matteucci, da tre punti, segna Matteucci da lontanissimo. È una delle specialità del giocatore varesino, riporta i suoi a meno 10. Ci sono sportellate sotto canestro con palla ora per Rossato, e Rossato risponde da tre punti alla tripla del giocatore ospite, poi va a prendersi anche un pallone che serve a Caroti. Nuovo attacco quindi per Cecina, manda via tutti Caroti, serve Gambolati, poi di nuovo per Rossato, palla per Gambolati vicino al canestro, fermato fallosamente dal numero 8 Filippo Rovera, e andrà di nuovo in lunetta Gambolati. Esce intanto Piccoli, va in campo Sant'Ambrogio. Ci sono due liberi per Antonio Gambolati. Realizza il primo. Gira sul ferro il secondo. Ancora Borzonella per Rovera, va ad attaccare il ferro e va a mettere a segno un bel canestro in appoggio dopo aver battuto la difesa. Torna a meno 12. Caroti in palleggio, palla per Fratto, viene fischiato un fallo a Gambolati. Tratteneva il numero 15 Matteucci, che evidentemente è abbastanza protetto dalla coppia arbitrale. Entra intanto Pagni. Quintetto basso per la formazione ospite, con Filippo Rovera da numero 4 e Matteucci da numero 5. Esce dai blocchi Touré, palla che poi va a Filippo Rovera, e in qualche maniera riesce a recuperare un pallone sulla linea di fondo e a mettere a segno. Piede forse sulla linea di fondo, arbitro che non fischia. 4-2-3-2 il punteggio quando sono stati giocati i primi 5 minuti del quarto. Palla vicino al canestro per Fratto, poi per Pagni che sbaglia da sottomisura, ma Fratto recupera e mette a segno. Ancora due punti, palla per Touré. Poi per Borzonella, sul quale fa la guardia Del Testa, palla fuori per Sant'Ambrogio, ancora fuori per Borzonella, tiro questa volta sbagliato, rimbalzo di Piccoli che in qualche maniera mette a segno, ed è lui il giocatore ora di riferimento con 6 punti consecutivi per la sua squadra. Una posizione abbastanza anomala. Caroti in palleggio per Fratto, poi Del Testa fuori dalla linea da tre punti, di nuovo per Caroti, si prepara un blocco per lui, attacca il giocatore rosso-blu, poi per Rossato, infrazione 24 secondi, non ha tirato Fratto. Esce Caroti, va in campo Bruni, c'è un cambio anche per gli ospiti, vediamo chi viene sostituito. Esce Borzonella e va in campo Innocenti.
ancora Touré nella gestione del pallone. Attacca Rossato che difende bene su di lui. Sant'Ambrogio. Viene fischiato ancora un fallo alla difesa. Con il bonus andrà di nuovo in lunetta Matteucci, molto bravo nei contatti e nelle provocazioni. Realizza questa volta il primo. Realizza anche il secondo. Chiama lo schema in attacco Bruni. Marcato sempre da piccoli, palla per Rossato. Rossato serve Fratto, fuori per Bruni. Arresta il tiro per lui, sbagliato. Rimbalzo toccato ma non controllato. Viene in attacco Sant'Ambrogio, palla per Touré. Ancora fuori per Sant'Ambrogio. Cercano i falli, gli ospiti. Palla fuori, poi sotto. Sbaglia, palla che tocca la struttura. Ancora una volta, ci vorrebbe un tecnico e arriva finalmente per Matteucci, che continuava a spingere e poi a reclamare i falli. Ci sarà del testa in lunetta per un libero. Esce lo stesso Matteucci e va in campo Rovera. Per lui si tratta del secondo fallo. Del testa alla lunetta. Realizza del testa. Rimessa rosso-blu a centrocampo. Palla per Bruni. C'è un fallo di piccoli su Bruni. È il quarto di squadra. Quando mancano 2:46 arriva al bonus anche la formazione ospite. Palla per Rossato, che va ad attaccare il ferro. Serve poi Panni, fuori per Bruni. Tripla di Bruni che sbaglia, rimbalzo toccato da Pagni e in qualche maniera torna a Del Testa che sbaglia da tre punti. Ora Touré, sul quale è rimasto Fratto. Palla fuori per Sant'Ambrogio, vicino a canestro per Rovera. Fuori per Piccoli che va ad attaccare, ancora fuori per Sant'Ambrogio. E anche Sant'Ambrogio mette la tripla. Hanno scaldato un po' la mano gli ospiti, che si riportano a meno 6. Palla ancora per Rossato, fuori dai tre punti per Del Testa, poi di nuovo per Fratto, fuori per Bruni, per gira la palla, deve tirare Rossato. Sbaglia, ma c'è Bruni che recupera il rimbalzo e mette a segno. E poi c'è un tecnico a Pagni che non aveva lasciato il pallone. Entra le notti per Rovera, il secondo fallo di Pagni. Esce intanto Fratto, va in campo Gambolati. Ci sarà però un tiro libero per gli ospiti prima della rimessa. Va Piccoli alla trasformazione del tecnico. E realizza
portando i suoi a 40. Palla che in qualche maniera viene recuperata con Bruni che prende palla. Palla per Gambolati, più di lui lavora Piccoli che lo sposta, ancora per Sant'Ambrogio che si apre per un altro tiro da tre, questa volta non va, Bruni può andare in contropiede. Gli viene sporcato il pallone però da Piccoli, palla sempre per lo stesso Piccoli che va a mettere a segno il meno 5. Ancora Bruni, Pagni per Del Testa, ancora lo stesso Bruni ad attaccare il ferro, palla per Pagni e canestro di Pagni su assist di Bruni, di nuovo più 7. Bruni tocca ma non può controllare, ci sono 28 secondi e 4 per chiudere il terzo quarto. Cambio per gli ospiti, rientra Bolzonella, esce Lenotti. Squadra senza lunghi per gli ospiti. Esce anche Gambolati, infatti va in campo Sanna. Rimessa con 18 secondi per Varese. Palla per Touré che si va ad avvicinare al canestro, poi da palla fuori, ancora per, fuori per... E poi c'è una stoppata di Rossato. Bruni in palleggio a portare palla nella metà campo avversaria e si va a prendere il fallo di Piccoli, si tratta del terzo e andrà in lunetta Bruni per due liberi. Si prepara un cambio, esce Sanna, in campo Favilli con Bruni in lunetta. Realizza Bruni. Realizza anche il secondo. C'è pressione sulla da parte della difesa con un tiro che non va, viene recuperato da Touré che sbaglia, si finisce sul 5-1-4-2 per la formazione cecinese.
ultimi 10 minuti di gioco in arrivo in questa gara 1, rientra Matteucci per Varese. Varese che rimetterà palla in gioco. Rientrano Fratto e Gambolati per Cefina. È uscito del testa. Piccoli alla prima rimessa, palla per Touré, molto ben guardato da Rossato che sta quasi per recuperargli palla, poi Piccoli e Sanna oggi assolutamente non può giocare, gli viene fischiato il quarto fallo, arbitri che forse lo hanno preso un po' di mira. Palla ancora per Touré, attacca lui su Rossato, palla poi per Bolzonella, viene fischiato un altro fallo a Bruni, attenzione ai falli per il bonus, sono già due quando sono passati appena 21 secondi. 14 di nuovo per l'azione ospite, palla per Touré al quale la riconsegna Matteucci, è sempre Touré che va ad attaccare la difesa di Rossato che recupera un buonissimo pallone, palla poi per Bruni che appoggia da sottomisura, palla ancora per Varese, Bolzonella con due giocatori su di lui, palla che viene recuperata da Cesena, ma c'è Bolzonella a terra, quindi gioco che giustamente viene fermato per soccorrere il giocatore ospite, si riprenderà dalla linea di fondo per Cesena. Arbitri che vanno ad ammonire l'allenatore ospite. Palla per Rossato. La consegna a Bruni, c'è un po' di pressing ma Bruni lo batte, va nella metà campo avversaria, mani addosso da parte di Piccoli, ora sfrutta il blocco, poi Gambolati per Fratto, va ad attaccare Fratto, restituisce palla a Gambolati che la manda a Rossato con Gambolati che mette il segno all'ultimo dei 24 secondi e c'è il time out per la formazione ospite con Cecina che risale a più 13. Squadre che rientrano in campo, non ci sono cambi nei due quintetti. C'è un po' di pressione, palla che
va in mano a Touré, ancora per Piccoli, poi per Touré che va a giocarsela a spalla a canestro contro Rossato, che però lo tiene, e c'è un rimbalzo dello stesso Rossato che poi esce con la palla in mano, consegna a Bruni che gioca nuovamente questo pallone, ancora difesa individuale per gli ospiti. Bruni da tre punti e Bruni realizza dall'arco allungando nuovamente il vantaggio rosso-blu. Ancora Touré ben marcato, poi un tiro sbagliato, rimbalzo di Gambolati che consegna ancora a Bruni. Ancora palla per Rossato, fuori della linea da tre punti, Gambolati si vuole avvicinare a canestro, palla che poi la difesa riesce a sporcargli, di nuovo Touré, palla per Bolsonella sulla linea di fondo, riapre fuori per Matteucci, di nuovo per Touré, difende bene sulla linea con tocco di Bruni quando mancano 7 secondi, buona però la sua difesa su Bolsonella, rimessa dal fondo, vediamo che va Piccoli per effettuare questa rimessa, 7 secondi per l'azione, serve Rovera, poi Touré liberato molto bene, ma questa volta sbaglia Bolsonella, palla che da Gambolati arriva a Bruni, Bruni nella metà campo offensiva, rallenta però il gioco, va a sfruttare il blocco di Gambolati, poi serve fuori, Sanna va ancora da Gambolati, Gambolati a terra, palla per Bruni sulla linea, infrazione 24 secondi quando mancano 6 e 41. Esce Rossato in campo del testa, ottima la prestazione di Rossato. Torna in attacco la formazione ospite quando mancano 6 e 40. Bruni ancora a difendere su Sant'Ambrogio che ha preso il posto di Bolsonella. Per Piccoli ora palla fuori vicino a canestro, ma sbaglia, in ritardo dopo il fischio, si butta Rovera, si butta Matteucci, gli arbitri abboccano, fischiano il terzo fallo di Gambolati e Matteucci andrà in lunetta dopo aver lucrato 2 liberi. Sbaglia il primo. E sbaglia anche il secondo. Chiama lo schema Bruni. Si apre ancora per una tripla e mette ancora una tripla. Bruni allungando con questi 6 punti a quota 19 il vantaggio rosso-blu. Ora Touré per Sant'Ambrogio, poi per Piccoli, arresta il tiro per lui, sbaglia, rimbalzo di Gambolati, Matteucci lo tocca, non c'è fallo, comunque si va nella metà campo avversaria, Bruni batte Touré, poi apre per Sanna e questa volta è Sanna a mettere la tripla che porta Cecina a quota 64 e fa scattare il time out del coach ospite.
squadre che rientrano in campo con Cecina che sostituisce Bruni con Carotti e manda in campo nuovamente Pagni per Gambolati. Ancora un po' di pressione per Cecina, Carotti su Bolzonella, poi per Sant'Ambrogio, il quale si trova di fronte ora Pagni, passa a Bolzonella, ancora difesa forte, ora c'è Fratto, palla che arriva vicino a canestro, in qualche maniera Matteucci mette a segno due punti, poi si butta in terra, poi si rialza, arriva di nuovo in attacco Cecina. Carotti manda via Del Testa, poi serve Fratto. Fratto consegna di nuovamente a Del Testa, ancora per Fratto, si deve girare lui e tirare. E Fratto realizza, aiutato in questo caso anche dal ferro. Di nuovo attacco per gli ospiti quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco. Esce molto bene nello show Pagni, anche Fratto, poi palla per Touré che sbaglia, il rimbalzo è di Sanna che consegna a Carotti, palla ancora per il play rosso-blu, non c'è il servizio per Del Testa, c'è invece quello per Sanna che lascia lì Touré, poi riapre per Fratto, ci prova anche lui da tre punti, sbaglia, il rimbalzo che Sanna recupera per una nuova azione cecinese. Si prepara intanto all'ingresso anche Fantoni, Carotti al lavoro sul blocco e c'è un fallo su Carotti che dà ancora 14 secondi, il fallo è di Piccoli, è solo il primo di squadra, esce Fratto, va in campo Fantoni quando mancano 3:59. È entrato anche Lenotti ed è uscito Matteucci. Rimessa che sarà effettuata dal lato. Palla per Fantoni che consegna immediatamente a Carotti. Carotti attacca il ferro. Arresta il tiro per lui. Sbagliato. Rimbalzo di Rovera. Attacca lui il ferro, palla a Bolzonella che realizza velocemente due punti, si porta a meno 20 quando mancano 3:41, si tratta ora di gestire il risultato. Pagni ancora per Carotti, palla che in qualche maniera recupera Rovera, recupera anche Bolzonella, viene assegnato un fallo antisportivo a Del Testa, è il terzo, arriva al bonus Cecina quando mancano 3:24, esce Touré, è in campo Innocenti, Bolzonella due tiri liberi più rimessa quando mancano 3:24. Realizza Bolzonella. Realizza anche il secondo. Rimessa Varese. L'effetto Innocenti. Sanna su di lui in marcatura. Palla che arriva a Sant'Ambrogio. Di nuovo per Bolzonella, poi per Lenotti, fuori ancora per Piccoli che ci prova da lontanissimo, rimbalzo è di Sanna e giustamente ferma l'azione, vuol giocare al limite dei 24, Cecina non ha nessun interesse a forzare il ritmo. Innocenti recupera un pallone, poi palla a Bolzonella che cade e palla per Cecina quando mancano 2:55.
Vediamo il cambio. Esce Sanna e in campo Favilli. Si provvede ad asciugare il parquet. Tanto Bolzonella viene fatto uscire, fra due giorni si rigioca qui al Palapoggetti, orario è le 21:15, quindi giustamente l'allenatore ospite fa rifiatare un po' i suoi uomini migliori, lo stesso sta facendo chiaramente Campanella. Palla per Favilli, poi a Fantoni, Fantoni attacca, fuori per Del Testa, ancora per Fantoni, dalla media, sbaglia, rimbalzo di Favilli e Favilli segna i primi due punti della sua gara, si iscrive al referto anche lui quando mancano poco più di due minuti, torna a più 20 la formazione rosso-blu. Palla ora per Innocenti, c'è un fallo di Fantoni che è uscito troppo sulla difesa e procura due liberi per Innocenti. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Favilli che serve Caroti. Caroti in palleggio quando ci avviciniamo agli ultimi due minuti di gioco. Palla per Del Testa, poi per Pagni vicino al canestro. Passaggio sbagliato per Favilli. Rimessa ospite quando manca 1:59, partita naturalmente in ghiaccio, si tratta solo di vedere quale sarà il punteggio finale, difesa che ora è diventata più blanda, Lenotti attacca, poi passa palla fuori con nuovo rimbalzo di Pagni, di nuovo per Caroti, non si è più segnato negli ultimi minuti, siamo allo schema Caroti, manda via Favilli. Palla per Del Testa, al tiro da tre, il capitano sbaglia, rimbalzo degli ospiti, Innocenti può andare in contropiede, c'è Pagni che tocca con il piede, esce il capitano Del Testa dall'applauso del suo pubblico, rientra un grande Riccardo Rossato quando mancano 81 secondi alla fine di gara 1 che andrà in archivio con la vittoria rosso-blu, ancora Innocenti con la palla per Piccoli, poi per Sant'Ambrogio che sbaglia, rimbalza ancora una volta di Pagni. Si aggiornano solo le statistiche in questo ultimo minuto. Caroti per Rossato, attacca Rossato, apre per Pagni, fuori di nuovo per Caroti quando mancano 9 secondi, va ad attaccare il ferro, viene fermato fallosamente da Sant'Ambrogio, Caroti andrà in lunetta per due tiri liberi, Sant'Ambrogio al quarto fallo. Caroti in lunetta per due liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Azione di Varese, fuori della linea da tre punti, poi arresto e tiro di Piccoli, canestro che non va, Caroti può correre in contropiede per Favilli, di nuovo per Caroti, amministra
la formazione rosso-blu. Carotti vuole andare da Pagni, c'è un fallo di Lenotti su di lui. Quando mancano 31 secondi e 2, si rimetterà dal fondo. Nuovi secondi per l'azione rosso-blu. Poi avremo l'ultima di Varese. Palla ancora fuori per Carotti, è lui che serve Rossato. Rossato ci prova da tre punti, di tabella non va. Rimbalzo conquistato dagli ospiti, ultima azione della partita. Palla per Piccoli, mentre si alza l'applauso dei tifosi. Sant'Ambrogio da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Pagni che tiene palla fino alla fine, finisce 7-0, 4-8, gara 1 per Cecina, fra due giorni, gara 2.